E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'offensiva Vex. Per chi infatti ci ha seguito ieri sera in live, siamo stati tutta la sera a tentare ovviamente di fare il raid e abbiamo anche provato questa nuova attività. In questo video andremo quindi a vedere come sbloccare l'offensiva Vex, quali ricompense questa ci potrà dare e come funzionerà nel dettaglio. Per prima cosa dovremo andare sulla torre a parlare con Ikora, che ci darà la taglia dell'invasione Vex. Questa ci richiederà di uccidere 100 Vex e 3 guardia porta. Per quanto riguarda i 100 Vex, potete ucciderli ovunque, non fa differenza, mentre i guardia porta spawneranno solamente sulla luna. Per trovarli dovete quindi andare sulla luna nelle 3 zone di invasione dei Vex, che appunto sono segnate sulla mappa, e vi dico subito che non c'è bisogno che andate esattamente sulla zona, ma basta che gli state intorno, e aspettare che si apra un portale. Potrebbe essere solamente una coincidenza, ma generalmente ho fatto caso che il portale si apre dopo un evento. Aperto quindi questo portale spawneranno tanti Vex e un guardiaporta che dovremmo semplicemente uccidere. Fatto ciò si aprirà un altro portale sempre nella stessa zona con un altro guardiaporta, ucciso anche quello ne spawnerà un terzo e dopo tutto ciò spawnerà un'idra chiamata Signore che tuttavia non ci servirà per la quest. A questo punto avremo completato la taglia invasione Vex e ci verrà richiesto di andare da Aerys Morn che ci introdurrà a Raid dandoci molto gentilmente uno standardo e ci sbloccherà l'offensiva Vex. L'offensiva Vex è l'attività che trovate sulla mappa della luna in basso a sinistra. E adesso andiamo subito a vedere come funzionerà. Innanzitutto questa è divisa in 3 fasi, molto simili tra di loro. Non appena atterreremo dovremo semplicemente uccidere nemici fino a completare la percentuale. Una volta fatto ciò spawneranno dei minotauri particolari, simili ai bersagli di alto profilo in azzardo, quindi caratterizzati da quell'aura luminosa. Una volta uccisi questi rilasceranno per terra un cranio Vex, che funzionerà esattamente come i crani di Argos, quindi una volta raccolto potremo sparare un raggio che durerà un tot di colpi. Questi crani Vex serviranno per distruggere gli oracoli, che al primo round saranno 6, e saranno quei cristalli viola che vedrete comparire in cielo. Se dosate bene i colpi, con un singolo cranio dovreste riuscire a fare 3 cristalli, perciò vi consiglio di non sparare con un raggio continuo, ma di fare tanti piccoli raggetti in modo tale da non sprecare i colpi. In tutto ciò l'unica difficoltà saranno i fanatici che appunto vi verranno addosso per cercare di farlo esplodere, e delle arpie che avranno la stessa identica funzione, ma saranno molto più veloci. Una volta distrutti tutti e 6 oracoli, avremo completato la prima fase e potremo aprire la prima cassa, che generalmente ci darà 1 o 2 drop. Seguiamo quindi il percorso e ripetiamo praticamente la stessa cosa. Uccidiamo quindi i nemici fino a che non spawneranno i minotauri brillanti, che ci dropperanno appunto il cranio Vex con cui dovremo fare l'oracolo. L'unica differenza è che in questa seconda fase gli oracoli saranno 12 anziché 6. Una volta fatto ciò potremo aprire una seconda cassa, che come al solito ci darà 1 o 2 drop, e potremo passare alla fase del boss. Il boss sarà un guardiaporta dotato di scudo, questo potremo toglierlo solamente con i crani Vex. Per poter quindi sconfiggere il boss dovremmo aspettare che questo si posizioni su una delle piastre che sono all'interno della mappa di gioco. E il percorso che il guardiaporta farà sarà sempre lo stesso, andrà prima su quella in basso a destra, per poi tornare indietro, andare su quella a sinistra e poi vicino quella al portale. Una volta che questo si sarà posizionato su una delle piastre, spawneranno altri minotauri brillanti, che come al solito uccisi ci dropperanno il cranio Vex, con cui stavolta però dovremmo sparare al boss per togliergli lo scudo. Questa volta però per togliere lo scudo al boss serviranno circa 4-5 crani. A questo punto potremo fare danno molto semplicemente con le nostre armi come faremmo con un boss del raid. Ma vi dico subito che molto probabilmente non riuscirete a uccidere il boss al primo giro, noi generalmente gli togliamo metà vita. A questo punto il boss riprenderà lo scudo, si sposterà su un'altra piastra e dovrete ripetere tutto il procedimento, fino appunto ad ucciderlo. Una volta ucciso potrete aprire quindi l'ultima cassa che vi dropperà sicuramente 2 armamenti. In tutta l'attività però è presente un'ulteriore difficoltà, difficoltà che è presente anche nel raid se potesse interessarvi, ovvero quella dei nemici sovraccaricati. Questi nemici potete riconoscerli perché circondati da un'aura rossiccia e avranno un simbolo particolare accanto al nome. Ora, io ho incontrato solamente 2 tipi di questi nemici, ovvero quelli con il simbolo circolare e quelli con il simbolo triangolare. Tuttavia dovrebbero esistere anche quelli con il simbolo quadrato, che però non ho ancora incontrato. Questi particolari nemici infatti di base si ricaricheranno la vita e sarà quindi molto difficile ucciderli senza utilizzare una particolare modifica. Se infatti andiamo a vedere il nostro manufatto, la seconda colonna sarà caratterizzata da 3 modifiche particolari, quella appunto triangolare, circolare e quadrata, che saranno applicabili ad automatici, mitragliette, cannoni portatili ed archi. Molto semplicemente per uccidere un nemico sovraccaricato che ha uno di questi simboli accanto al nome, dovrete applicare la modifica corrispondente al simbolo sull'arma con cui state sparando. Facendo ciò, questo si stannerà e sarà possibile ucciderlo senza che si ricarichi la vita.
In caso abbiate già sbloccato delle modifiche che non sono quelle che vi servono, non vi preoccupate perché potete ripristinare il manufatto con il tasto in basso al costo di 10.000 lumen, che tuttavia aumenterà ad ogni ripristino, e riselezionare tutte le modifiche che volete senza dover rilivellare. Per concludere andiamo a vedere le miliari che questa attività ci può sbloccare. Queste saranno due, una ottenibile dai Cora e una ottenibile direttamente dall'attività. Per quanto riguarda quella dell'attività, questa è una percentuale che dovremmo completare uccidendo i nemici. Quindi più nemici uccideremo e più potenti saranno, più appunto la percentuale aumenterà. Percentuale che penso venga contata come progresso di squadra, dato che appunto la prima volta che l'abbiamo fatto, essendo in due, abbiamo fatto un 25%, mentre la seconda in 4 quasi un 50%, e che generalmente in 3 massimo 4 attività dovrebbe essere stata completata. Per quanto riguarda invece la miliare di Cora, questa ci richiederà di ottenere delle componenti del telaio. Anche questa è appunto una percentuale che andrà completata. Queste componenti verranno droppate randomicamente dai nemici che appunto sconfiggeremo o nell'offensiva o sulla luna, e molto semplicemente andando raccolte fino a completare la percentuale. Parlando invece dei drop che questa attività può darci, questi sono 4 armi più ovviamente un set di armature, che è lo stesso ottenibile dal pass stagionale. Per quanto riguarda le armi, queste sono veramente molto comuni, io le ho ottenute tutte quante in una singola offensiva. Ma se volete ottenerle con perk particolari, oltre ovviamente a farmare l'offensiva, potrete comprare i telai dai Cora. Questi si compreranno con le componenti della mente Vex, ottenibili dalle taglie della stessa, e saranno molto simili ai telai dell'Armeria Nera, che quindi ci richiederanno di effettuare un tot di kill con quella certa arma e poi di completare un'offensiva. Detto questo ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook e come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.